Dopo la protesta la scorsa settimana davanti ai cancelli della Sabino Esplodenti di Casalbordino, il sit-in dei lavoratori questa mattina si è spostato sotto la sede del Tribunale di Vasto. L'azienda specializzata in demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi è sotto sequestro dal 21 dicembre scorso, giorno in cui un'esplosione è costata la vita a tre operai, Nicola Colameo, Paolo Pepe e Carlo Spinelli. La settimana scorsa è arrivato il via libera dell'INPS alla cassa integrazione fino a metà aprile, ma il timore degli 80 lavoratori è che la Sabino Esplodenti non riesca a sopravvivere alla chiusura. I dipendenti hanno più volte precisato di non voler chiedere un'accelerazione delle indagini, ma solo di permettere all'azienda di lavorare, lasciando sotto sequestro l'area interessata dall'incidente, richiesta che è stata reiterata anche davanti al procuratore capo di Vasto Giampiero Di Florio, che ha ricevuto una delegazione dei lavoratori Sabino. Al termine dell'incontro, Di Florio, al microfono dei colleghi della RAI e di Zona Locale, da cui è stato ripreso questo video, non si è sbilanciato sui tempi di un eventuale di sequestro, garantendo come la procura abbia a cuore la sicurezza dei lavoratori. Ho ritenuto opportuno parlare con i rappresentanti dei lavoratori per spiegare che la procura della Repubblica non è causa di ciò che è accaduto. Noi semmai siamo la conseguenza in relazione alla gravità e alla drammaticità di quei fatti che si sono verificati purtroppo il 21 dicembre. Sono consapevole delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori, specie in questo momento di particolare dramma, non solo per loro ma per tutti, però io devo stare tranquillo perché gli operai possono lavorare se ci sono le condizioni di sicurezza. Io non voglio che accadano altri episodi simili.